Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato ad After Effects. Oggi video davvero interessante, perché vedremo come convertire un modello 3D creato e animato con Blender in una sequenza OBJ da aprire all'interno di Element 3D. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccando sul pulsantino nella home page della pagina. Detto questo, iniziamo! Cari amici della community, ben ritrovati. Un rinnovato grazie per il supporto che date al canale attraverso gli abbonamenti. Questa settimana avevo voglia di realizzare un nuovo tutorial 3D e siccome ho visto il trailer della nuova stagione di House of the Dragon, sono andato sul sito CG Trader, che uso spesso anche per asset gratuiti, a cercare appunto un drago, con l'obiettivo di trovare qualcosa di ben fatto senza spendere una follia. Così ho impostato il formato Blender e selezionato anche il filtro per quelli che contengono un'animazione. E ho trovato tra i vari questo davvero ben fatto, anche in sconto, che contiene ben 8 animazioni diverse. Quindi l'ho acquistato. Poi, una volta scaricato tutti i vari formati, sono entrato nella cartella che contiene il drago animato in Blender e l'ho aperto con la mia versione, che attualmente è la 4.0. Vi ricordo che Blender è un software di modellazione e animazione 3D completamente gratuito, che potete scaricare sul sito ufficiale blender.org. E con gran sorpresa non sono riuscito a trovare le animazioni del modello. Solo dopo un'attenta verifica mi sono accorto che questo drago animato 3D è compatibile con le versioni di Blender 3.5 e 3.6. Quindi sono andato sul sito blender.it.appdown.com e ho scaricato l'ultima versione della 3.6. Questi programmi sono facili da installare, in quanto una volta scaricato l'eseguibile, circa 300 MB, basta lanciarlo e si installa da solo. Unico neo è che non c'è l'italiano, ma per ora poco importa. Quindi ora, andando su un file del drago animato di Blender, per esempio prendiamo quello del volo, Flying, tasto destro, apri con, e ora, oltre alla mia 4.0, ho anche questa appena installata, che è la 3.6. Quindi la seleziono, e una volta caricato, vedremo il modello con la struttura del rig. Quello che dobbiamo fare ora è generare la sequenza OBJ da poter aprire e usare all'interno di Element 3D. E per farlo ci basterà andare su File, Export, selezionare la voce Wavefront tra parentesi OBJ, impostare il percorso di salvataggio dove preferiamo, ma cosa importante, nella colonna delle opzioni qui a destra scendiamo fino a trovare la voce Animation, che selezioniamo dalla sua casella. Fatto questo, premiamo il pulsante Export Wavefront OBJ e dopo qualche secondo avremo nella nostra cartellina o nel percorso che abbiamo salvato la nostra sequenza OBJ. A questo punto ci portiamo su After e creiamo la nostra composizione Full HD. Premiamo CTRL-Y per aggiungere un tinta unita che rinominiamo E3D, sul quale applichiamo il plugin di Element. E ancora con il tasto destro inseriamo una camera a due nodi. Quindi entriamo nell'interfaccia dedicata. Ci portiamo nel menu File e clicchiamo Import 3D Sequence, dove andiamo a pescare la sequenza che abbiamo salvato precedentemente. Una volta importata vedremo il nostro drago. Attiviamo il Normalize Size e dal gruppo Baked Animation possiamo verificare la presenza dell'animazione. E nel caso non siano state importate le texture, selezioniamo il suo livello materiale e controlliamo il gruppo Texture, dove vediamo che effettivamente sono state importate, ma
quando sono di colore rosso significa che sono scollegate. Quindi andiamo su File e clicchiamo Relink Shin File. Andiamo quindi ad aggiungere la cartella dove sappiamo avere le texture e ricordate che questa opzione legge fino a 5 sottocartelle. Una volta selezionata vedremo apparire le spunte a fianco dei file scollegati. Quindi diamo OK. Aspettiamo un attimo e avremo così il nostro drago vestito dalle sue texture. Dove, essendo un'immagine inserita nello slot del diffuse, possiamo modificarla o con Photoshop per ritocchi più accurati oppure più semplicemente interagire sui parametri del texture channel. Quindi se vogliamo fare un drago con un aspetto un po' più scuro, modifichiamo magari i valori degli input levels. Come vi dicevo, davvero un bel modello e considerate che abbiamo il draft texture attivo, per cui se lo disattiviamo possiamo vedere la sua reale risoluzione e qualità delle texture. E ora che abbiamo il nostro modello 3D, andiamolo a inserire all'interno di una clip video. Quindi torniamo su After e andiamo a inserire in timeline un reale filmato girato con un drone, dove vediamo che abbiamo un movimento abbastanza lento verso le montagne, quindi in avanti. Ora diciamo che vogliamo che il drago effettui un volo a partire dalle montagne in fondo e avanzi verso di noi fino a superare la camera. E per ottenere l'effetto del passaggio che si allontana mentre il drago si avvicina, dobbiamo fare in modo che il drone che riprende la scena non vada in avanti, ma bensì indietro. Quindi sul livello di quest'ultimo, tasto destro, tempo, e selezioniamo livello in ordine temporale inverso. Poi lo trasformiamo in 3D e lo spingiamo a qualcosa come 3000 pixel. Ancora dalla sua scala lo riproporzioniamo alle dimensioni del monitor. Premiamo quindi due volte il tasto A e disattiviamo la possibilità di ricevere luci e ombre. Ora passiamo al drago, dove dal gruppo 1, nel Particle Replicator, gli diamo una rotazione sull'asse Y di 156, così da averlo leggermente di taglio. Poi dal suo group delle utility creiamo un oggetto null, che rinominiamo drago, dove apriamo la sua posizione con la P. Ora facciamo prima una considerazione. Infatti il filmato dura circa 20 secondi, per cui dovremo trovare anche una velocità del drago che attraversa il lago coerente a questa. Quindi ci portiamo a circa 14 secondi con la linea temporale e qui dalle proprietà del null drago spostiamo l'asse X a 1055 pixel, lasciamo invariato quello Y mentre il Z gli imputiamo un valore a meno 2950 e accendiamo l'orologio. Adesso ci portiamo con la linea temporale a tempo 0 e diamo al valore X un meno 945, a quello Y meno 250, mentre a quello Z 16.475. Poi ovviamente sta a voi decidere il tipo di traiettoria che vogliate compia. Detto ciò, se mandiamo in riproduzione avremo lo scenario che indietreggia e il drago invece che avanza, dove in ogni momento possiamo calibrare la velocità di attraversamento modificando la durata dell'animazione del null. Per esempio, se vogliamo abbia una velocità maggiore di attraversamento del lago, portiamo l'ultimo fotogramma di animazione a 13 secondi. Bene, proseguiamo perché ci sono ancora tanti step da fare. Come prima cosa partiamo dall'environment. Infatti il drago ha ancora l'immagine predefinita di Element in bianco e nero. Quindi, per assegnargli velocemente i colori di sfondo, dal plugin entriamo nei Render Settings, all'interno del gruppo Physical Environment, e dall'Override Layer gli associamo la clip di sfondo, e ottenere così una nuova illuminazione del drago esattamente coerente allo scenario in cui si trova. Poi, a proposito di illuminazione, ci portiamo poco dopo i 12 secondi nel punto in cui abbiamo il drago vicino con le ali abbastanza spiegate,
e andiamo ad aggiungere in timeline con il tasto destro una luce di tipo parallela. Poi dalla sua posizione che apriamo con la P, la alziamo a qualcosa come meno 3660 sul valore Y e la spingiamo sull'asse Z a qualcosa come 1453 e anche leggermente a sinistra. A questo punto possiamo scegliere la sua intensità a piacere e diciamo con un valore attorno al 300%. E se attiviamo e disattiviamo, possiamo vedere la parte sopra illuminata, mentre il corpo sotto in ombra come dovrebbe essere. Ora andiamo a ricreare il riflesso del drago sulla superficie dell'acqua. E per farlo utilizzeremo un piano 3D invisibile. Ora un consiglio spassionato che voglio darvi è che per evitare possibili blocchi o crash del plugin, disattivo la vista del drago direttamente dalla casella del gruppo, in quanto è un modello piuttosto complesso e quindi pesante. Per cui una volta fatto rientriamo in Element e aggiungiamo un piano primitivo, che ingrandiamo dalla sua scala a qualcosa come 10.000. Lo spingiamo leggermente più in basso e dai physical dei materiali gli inseriamo il preset del matte shadow, ovvero il mascherino ombra. Poi dal livello materiale del piano andiamo nelle sue avanzate e attiviamo la casella del matte reflection, così da poter vedere il riflesso sul piano invisibile. Piano che andiamo a selezionare e dal gruppo del Reflected Mode gli impostiamo la modalità Mirror Surface. Infine lo estraiamo dal gruppo per andargli ad assegnare il numero 2. Diamo ok e torniamo su After. Riattiviamo dal gruppo 1 la vista del drago e avremo così il suo riflesso che possiamo calibrare in altezza dal gruppo numero 2. Tuttavia questo riflesso è un po' troppo nitido, quasi specchiato, mentre dovremo dare una sorta di effetto leggermente sfocato. Per farlo rientriamo in Element, disattivando sempre la vista del drago dalla casella, e una volta all'interno dell'interfaccia dedicata ci portiamo nel materiale del piano all'interno dei Basic Settings, dove ci basterà diminuire il valore di Glossiness, impostando qualcosa come un 80%. Diamo nuovamente ok per tornare su After e riattiviamo la vista del drago e avremo così il nostro riflesso leggermente sfocato. Tuttavia, essendo che abbiamo una luce inserita che dall'alto punta verso il basso, andiamo ad attivare le ombre nel plugin, dove sono visibili in un punto specifico, in quanto abbiamo posizionato la luce che è ferma proprio in alto. Quindi, quando la vediamo proiettare, prendiamo il Pick Whip e la colleghiamo al null del drago, così che si trovi sempre sopra mentre vola, e proietti così l'ombra sul piano invisibile. Poi, dal gruppo Shadow del plugin, diamo 10 sample e un blur radius di 25. Poi facciamo un doppio clic sul livello luce nella timeline e impostiamo un'oscurità ombra al 50%. Adesso dai render settings possiamo attivare l'ambient occlusion in modalità ray traced e andiamo ad attivare anche il fog, la nebbia, dove campioniamo il marrone delle nuvole riflesso sull'acqua. Diamo una distanza a circa 1380 pixel e il tipo di decadimento lo impostiamo in exponential. Così lo vedremo fino agli 8-9 secondi coperto da un velo di nebbia, che poi si dissolve. Ancora dalla timeline attiviamo il motion blur e dal plugin lo portiamo in modalità on con 15 sample. Ora potremo attivare la profondità di campo per ottenere sfocature in secondo piano, ma rallenterebbe parecchio il rendering, per cui eventualmente attivatelo solo alla fine. E ancora ci starebbe bene della nebbia volumetrica che attraversa la camera che inquadra e che potremmo realizzare come nel tutorial delle scie colorate
con il JET e Trapcode Particular. Ma per velocizzare il tutto utilizzo un filmato già renderizzato che aggiungo in cima alla timeline. Lo trasformiamo in 3D e gli impostiamo un'opacità al 20%. Poi lo rallentiamo un poco perché va troppo veloce confronto il movimento della camera, per cui ci basterà dilatarlo al 150%. Aggiungiamo quindi un livello di regolazione che portiamo in cima alla timeline, sulla quale applichiamo il plugin di Red Giant chiamato Look, che fa parte della suite del Magic Bullet, per fare delle color grading davvero particolari. Infatti dai suoi preset prendo dal gruppo Blockbuster quello chiamato Classic Epic. Poi a destra dai tool della camera applico l'Optical Diffusion con una densità al 15%, poi ancora andiamo a mettere lo Swing Tilt per creare una sfocatura orizzontale alla base e superiore, che poi regoliamo a nostro piacimento. Quindi una volta fatto diamo ok e torniamo su After, dove andiamo a inserire un tinta unita sulla quale applichiamo l'effetto CC Jaws. Diamo un completamento transizione all'85% e azzeriamo l'altezza e avere così le nostre barre nere cinematografiche. Ancora aggiungiamo un tinta unita di colore nero che ritagliamo con una maschera ellittica, dopodiché la invertiamo. La sfumiamo dalla sua proprietà per ottenere l'effetto vignetta. Per terminare diamo una leggera oscillazione alla camera premendo il tasto A sul livello e aprire il suo punto di interesse. Quindi inseriamo l'espressione wiggle, aperta parentesi 1,2, chiusa parentesi. A questo punto non ci rimane che personalizzarlo a piacere con della musica epica, effetti sonori e del testo a piacere, e avremo così la nostra bella intro fantasy. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX, potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99€ al mese che potete sospendere in qualsiasi momento, potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects, dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più, accedere al corso completo del plugin di Element 3D per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Duik Basel 2 per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi. Una guida a Mocha per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto, perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto, che è fondamentale per lo sviluppo del canale, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!